Un potenziamento, sì, la riapertura del pronto soccorso notturno così com'era prima della chiusura, no, non si può fare meglio del punto di primo intervento stanti le normative nazionali, perché il Cantù di Abbiategrasso non è un ospedale hub. Letizia Moratti, candidata presidente di Regione Lombardia per il Terzo Polo in visita in città per la sua campagna elettorale, non si sottrae alla domanda sull'ospedale di Abbiategrasso che l'ha già vista protagonista come assessore regionale al welfare. Il mio impegno è stato di riaprire il punto di primo intervento e non credo che questo sia sufficiente per l'ospedale di Abbiategrasso, perché l'ospedale di Abbiategrasso può avere delle specializzazioni che per questo territorio possono essere molto importanti. Quindi penso per esempio a tutto il tema della riabilitazione, penso al tema della medicina sportiva, che tra l'altro è stata chiusa a Legnano, penso al tema di servizi che l'ospedale può offrire, per esempio servizi di analisi come la TAC aperta che questo territorio non ha, servizi di laboratorio, quindi c'è la possibilità di intervenire nel rispetto delle normative nazionali, c'è la possibilità di intervenire in maniera tale da far sì che questo presidio sia potenziato e valorizzato. Non può in questo momento passare dal pronto soccorso perché l'ospedale di Abbiategrasso non può in questo momento essere un DEA, perché il DEA di primo livello è a Magenta. Questa è in base a una normativa nazionale rispetto alla quale io non posso derogare. La tappa di Abbiategrasso ha occupato il pomeriggio del tour in pullman della candidata e della sua lista, in cui è presente per esempio anche Monica Forte di Vermezzo, prima Cerro Maggiore nel Legnanese, poi Magenta. L'obiettivo politico è quello di provare a strappare al centrodestra voti in provincia proprio nel giorno in cui Attilio Fontana ha chiuso al Comitato del Nord, la corrente bossiana di espulsi dalla Lega, al contrario di Letizia Moratti, per cui invece le porte rimangono aperte, perché ha dichiarato nella Lega esiste un malessere che la candidata del Terzo Polo prova a intercettare a livello di sostegno milanese e non.